the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen. A pochi chilometri da Brescia, a 10 minuti dal lago di Garda. Da 30 anni, trap conca verde. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine. Ivan Carella è il presidente del Trap Conca Verde. Ivan, il Trap Conca Verde da 30 anni offre i suoi servizi per i tiratori. Sì, dal 1982, 2012, 30 anni di una meravigliosa società che è stata fondata sui principi fondamentali della collaborazione e dell'amicizia che legava i fondatori. Questo compleanno viene festeggiato con una manifestazione molto particolare. Sì, è una grandissima soddisfazione che abbiamo il piacere di celebrare il compleanno della nostra società in una coreografia splendida che ci ospiterà la terza prova di Coppa del Mondo di tiro a volo, che sarà disputata dall'1 all'8 maggio sui campi del nostro impianto. Stavo dicendo, ieri abbiamo festeggiato il memorial dei fondatori e quest'anno il compleanno della Conca Verde con una gara, una formula particolarmente interessante a squadre di tre. Stiamo passando proprio in questi minuti agli scontri diretti fra le squadre che si sono qualificate per il secondo turno e la squadra vincente avrà come premio un meraviglioso DT11 personalizzato del 30° anniversario. In questi 30 anni il Conca Verde ha fatto molta strada. Sì, ha fatto molta strada proprio per lo spirito con cui è nata questa società. Questa è la 12ª edizione di una Coppa del Mondo che riusciamo ad ospitare. Abbiamo ospitato un campionato europeo di sporting e un campionato europeo di tiro a volo. È una notizia freschissima e importantissima. Siamo riusciti ad aggiudicarci anche il campionato mondiale che si terrà a Lonato nel 2015. Da qualche anno il Conca Verde può vantare di avere 12 campi a disposizione degli atleti. Sì, è l'inaugurazione dei 12 campi disponibili per tutte le discipline olimpiche. È stata quando abbiamo ospitato la Coppa del Mondo nel 2010 e la possibilità di avere tutte queste postazioni di tiro a disposizione ci dà la possibilità anche di ospitare delle manifestazioni così importanti e ridurre quelli che sono anche i tempi di realizzazione di queste manifestazioni. Il Conca Verde è un campo adatto al tiratore della domenica e alle grandi gare internazionali. Sì, deve essere così, perché le grandi gare internazionali portano i grandi professionisti a sparare sul nostro campo, però il tiro a volo deve essere uno sport per tutti, uno sport a cui qualunque persona si può avvicinare, e proprio a questo proposito mi piace sottolineare che il nostro impianto è due giorni a settimana, lo troverete comunque in una sezione dedicata sul nostro sito internet, la possibilità proprio ai neofiti di avvicinarsi con degli istruttori che possono spiegare l'impostazione in pedana e cominciare a fare i primi colpi.
Perché a volte chi vuole avvicinarsi è frenato da alcune incombenze burocratiche, dal fatto di non avere il porto d'armi, di non avere un fucile. E voi ovviate a questi problemi? Sì, sicuramente il nostro sport ha bisogno, ed è giusto che sia così, di avere, cioè tutti quelli che partecipano al nostro sport devono avere un porto d'armi. E si sa che avere il porto d'armi non è una cosa da oggi a domani. Però il fatto di poter provare a capire se questo sport ti piace, legato, in tutta sicurezza, legato a un istruttore iscritto all'albo federale con cui si può fare, si possono fare queste prove in tutta sicurezza, per noi è molto importante, in modo che la gente si possa avvicinare. Come si può prenotare questa prova in pedana? Allora, si può telefonare direttamente alla segreteria, chiedere la disponibilità dell'istruttore e solitamente si gestisce il giovedì e il sabato. Ivan, parlaci dei principali avvenimenti della stagione 2012. Ecco, 2012 è una stagione veramente importante. È partita alla fine di marzo con una grandissima gara che ha avuto degli ottimi risultati, il Gran Premio RC, che è il secondo anno consecutivo che lo facciamo. Si è passato a queste due magnifiche giornate di celebrazione della Conca Verde con il Memorial dei Fondatori e il 30° anniversario. Domani grande appuntamento, ci sono anche gli stranieri, per cui c'è parecchia gente che sparerà al decimo Gran Premio Clever, poi la Coppa del Mondo, poi avremo il campionato europeo di Fossa Universale, la Coppa d'Oro Beretta, avremo il Gran Mondiale Perazzi e non dimentichiamoci il Fiocchi Day. Ivan, stiamo vedendo una galleria fotografica di ricordi di com'era il Trap Conca Verde agli inizi. Sì, la costruzione nel 1982, io ai tempi non avevo ancora 10 anni, però mio padre, mio zio, Egidio, Roberto hanno cominciato proprio da quella fotografia, da quella cascina e da quel campo dove hanno visto la possibilità di creare un campo di tiro che doveva essere esclusivamente utilizzato per delle giornate di ritrovo tra amici e sparare. 82, poi sono stati fatti 2 campi, nell'84 sono stati realizzati 4 campi, poi gli amici continuavano a crescere, piaceva l'idea di uno spazio così per il tiro a volo, nel 1987 già i campi sono diventati 6. E abbiamo la possibilità di vedere quando sono stati realizzati i 9 campi, 2005, quella è una fotografia aerea del campionato del mondo che è stato fatto nel 2005. Dal 2005 al 2010 la costruzione di altri 2 campi ci ha dato la possibilità di diventare al momento il campo più importante per quanto riguarda le pedane che possono ospitare le discipline olimpiche. Ci troviamo allo stand Beretta in compagnia di Stefano Quarena, direttore vendite Beretta. Stefano, oggi è il compleanno del Trap Conca Verde. Sì, diciamo che questo è un avvenimento molto importante per il Conca Verde, chiaramente i 30 anni, ma anche per Beretta, che da sempre supporta questo bellissimo campo di tiro, direi uno dei migliori sicuramente a livello europeo ma anche a livello mondiale. È una partnership che va avanti da tempo, tramite sponsorizzazioni e sinergie, e non ultima quella fatta recentemente per la diffusione del tiro a volo. Beretta si è fatta portavoce e promotore di un progetto
progetto con la scuola e abbiamo fatto questo progetto di introduzione del tiro a volo nelle scuole superiori con l'Istituto Marco Polo e coadiuvati dal CAS, quindi Centro Avviamento allo Sport Concaverde, che ci ha supportato per quanto riguarda sia i coach, i maestri, ma anche il materiale. Quindi solo questa è una piccola testimonianza, tanto per dirti quanto è forte la liaison fra noi e il Concaverde. Come hanno reagito gli studenti? Ma io sono stato qui al Concaverde in occasione delle finali, perché abbiamo fatto anche una piccola garetta, hanno avuto sia lezioni teoriche in classe che prove diciamo con le armi, e devo dire con mio grande stupore che il più grosso entusiasmo e il feedback migliore l'abbiamo avuto addirittura dalle ragazze, quindi sembra strano, ma al di là chiaramente dei colleghi maschietti che sono stati molto contenti di avere per le mani un fucile, perché comunque si tratta sempre di un oggetto molto più legato normalmente all'uomo. Invece abbiamo avuto con grande sorpresa queste studentesse che hanno anche avuto degli ottimi risultati, quindi contentissimi, e un esperimento da rifare certamente. Il Concaverde è il teatro naturale della gara Beretta, della Gold Cup. Sì, la Gold Cup anche quest'anno per noi anno olimpico, quindi al di là, voglio dire, della nostra presenza fortissima come main sponsor durante la World Cup, la Beretta Gold Cup è un evento per noi importantissimo, e quest'anno lo sarà ancora di più con un investimento maggiore, un aumento del montepremi, anche perché per noi è un anno fondamentale, perché abbiamo lanciato il nostro nuovo fucile DT11, che è l'erede naturale del DT10, e questo sicuramente un evento come la Gold Cup dovrà portare grande visibilità a questo nuovo prodotto. Stefano, ogni 4 anni il tiro a volo diventa una questione nazionale, purtroppo solo ogni 4 anni. Beh, ma questo purtroppo è il triste destino degli sport cosiddetti minori, che minori non sono, ma che purtroppo godono di una visibilità molto inferiore rispetto ai mostri sacri, diciamo, dello sport, quali il calcio, il basket, la pallavolo. Ultimamente abbiamo visto come però uno sport come il rugby, che è nato tra virgolette da umili radici, si è saputo così riciclare, rendere molto più mediatico. Quindi io credo che il tiro a volo dovrebbe in qualche modo nel suo regolamento ritrovare un po' di spettacolarità per renderlo alla fine mediaticamente più vendibile. È quello che ci aspettiamo tutti, e ci aspettiamo anche che il tiro a volo, come la scherma, come altri sport di cui dicevamo prima, non vivano soltanto, diciamo, dell'anno olimpico, ma possano avere più visibilità grazie ai media anche durante gli altri anni, insomma. La collaborazione tra Beretta e il Trap Concaverde si concretizza simbolicamente in una versione speciale del vostro DT11. Ma sì, questa è stata, devo dire, un'idea nata anche qui dalla collaborazione, dalla sinergia tra il Concaverde e in special modo Roberto Zarillo, che è il nostro responsabile del tiro e dello sviluppo del tiro a volo. Abbiamo pensato che per un evento così importante come il trentennale del Concaverde fosse importante lasciare un segno tangibile con un'edizione limitata di questo fucile DT11 con un'incisione dedicata. Poi magari lo vedremo più in dettaglio, ma siccome i simboli sono importanti e il fucile più che altri prodotti chiaramente il simbolo del nostro mondo, abbiamo pensato che fosse un segno ancora più forte rispetto a qualsiasi premio in denaro fare una versione limitata, unica, di questo fucile per il vincitore di questa competizione. Qualche caratteristica particolare del fucile DT11 Trap che metteremo appunto in palio per il trentennale del Trap Concaverde. Diciamo, la grande differenza sta nelle finiture. Abbiamo disegnato un guardamano personalizzato che è tutto brunito, a differenza dell'originale del DT11, che è appunto color silver argento.
con inciso in oro il logo del Trap Concaverde. In più abbiamo realizzato questa chiave traforata, anche questa completamente brunita. La chiave traforata non è prevista nella versione standard del DT11, così come la sicura anch'essa brunita. Quindi i tre elementi, diciamo, esteticamente differenziati sono la brunitura di questi tre componenti. E in più, giusto per rimanere nel segno, diciamo, della personalizzazione, sulle canne, come si può ben vedere, abbiamo realizzato una scritta in oro con scritto 30° anniversario Concaverde, in maniera proprio da lasciare in maniera indelebile così la ricorrenza sul fucile. È un fucile trap. La caratteristica principale di questo fucile, come abbiamo già avuto modo di dire, è una bascula più larga di 3 mm, oltre a un nuovissimo profilo di canne che viene chiamato Stylium Pro, e diciamo è la grossa innovazione tecnica che abbiamo inserito, con una riduzione fortissima dell'impennamento, del rinculo e una miglior distribuzione dei pallini. Quindi un pezzo unico per un unico vincitore di questa bellissima gara. In quanti esemplari è prodotto questa special edition? Ma questa special edition l'abbiamo prevista solo in 7 esemplari, che saranno utilizzati ognuno con una scritta, diciamo, customizzata, personalizzata in vari eventi. Ce ne sarà uno in palio anche alla Gold Cup, e abbiamo appunto lasciato questi 7 per dare ancora più valore alla serie limitata. Questo è il primissimo, diciamo, che presentiamo ufficialmente al di fuori della nostra fabbrica. A Londra vedremo il DT11 in azione? Beh, sicuramente sì, moltissimi dei tiratori, se non quasi tutti i nostri tiratori con il DT10 nell'ultimo anno hanno avuto diciamo il loro DT11, per cui ci sono stati già degli ottimi risultati. Siamo fiduciosi, i feedback sono molto positivi, noi ci muoveremo in grande stile e diciamo con tante persone e tanti sforzi di comunicazione per le Olimpiadi, perché come dicevamo prima, è un'occasione unica ogni 4 anni, quindi un'occasione di visibilità importante per il nostro marchio. Ivan, ho notato delle grosse novità al campo centrale. In occasione della Coppa del Mondo tutta l'organizzazione è stata molto attenta e meticolosa nel cercare di dare più spettacolarità a quello che è il tiro volo. Infatti, come vedete dal campo delle finali, abbiamo tolto la copertura proprio per dare la possibilità di avere delle inquadrature migliori e delle riprese migliori a livello televisivo. Abbiamo installato una seconda tribuna che possa permettere al pubblico di seguire le finali e lo spettacolo che ci sarà anche la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. Inoltre abbiamo installato al posto dei classici tabelloni segnapunti un tabellone maxi LED colore con la possibilità di visualizzare messaggi, passaggi pubblicitari e naturalmente i risultati dei tiratori. Quindi 30 anni di storia, ma direi che non vi fermate certamente qua. Beh, credo che proprio in questi tempi, che non sono i migliori, il pensiero di fermarsi sia proprio quello che dobbiamo completamente eliminare dalla nostra testa. Bisogna cercare sempre di dare qualcosa in più e dare la possibilità a questo meraviglioso sport di continuare ad evolversi nella maniera migliore. Duccio De Micheli è un tiratore di terza categoria, potremmo definirlo un tiratore della domenica. È un appassionato della nostra trasmissione Pianeta Tiro. Duccio, che cos'è per te il tiro a volo e che cos'è per te il trap Concaverde? Ah, il tiro a volo è per me uno sport che faccio tutti i fine settimana, che lo faccio volentieri da un anno e mezzo, insomma non sono un tiratore professionista, mi diverto, diciamo. E ho cominciato proprio qua a Concaverde, ho cominciato passando, andando sul lago con mia moglie e mio figlio, abbiamo visto l'indicazione, ho detto andiamo a vedere che cos'è, perché non sapevo, non sono neanche un cacciatore.
e abbiamo cominciato l'anno scorso e adesso ci siamo appassionati sia io che mio figlio e ci siamo tutte le domeniche. Siamo tesserati a Rivarolo Mantovano alla Mattarona, ma però veniamo sempre sul lago e passiamo qua e ci fermiamo, facciamo un paio di pedane, qualche garettina e poi torniamo a casa contenti. E invece per te cos'è il tiro a volo? Il tiro a volo è uno sport molto divertente, ci richiede un certo impegno, credo che sia anche comunque impegnativo per un ragazzino, molto divertente, anzi invito gli altri miei coetanei a iniziare questo sport soddisfacente anche, dove si possono comunque avere dei risultati, una filosofia di vita. Pellegrinetti, Premoli e Caldera sono i componenti della squadra che si è aggiudicato il primo trofeo per il 30° anniversario del Trap Concaverde. Com'è andata? Beh, da primi direi che è andata molto bene. È stata sicuramente una gara molto difficile perché è molto dura per i piattelli, perché 175 piattelli sono sicuramente molto impegnativi. Dopo i primi 75, dove praticamente hanno partecipato tutte le squadre iscritte, credo che fossero 40, poi lo scontro diretto, eliminazione diretta, è sicuramente una occasione di dimostrare anche grande freddezza e credo che noi abbiamo vinto lì la gara. Siamo sempre stati molto freddi, ci siamo comunque alternati a serie magari molto positive da parte di uno dei tiratori, anche se magari qualcuno all'interno della squadra magari ha perso qualche opportunità, poi alla fine insomma ce l'abbiamo fatta. Nicola Martino, universalmente noto come il collina del tiro a volo, nostro caro amico. Nicola, 30 anni fa nasceva il Trap Concaverde, 30 anni fa tu c'eri. Sì, è vero, io sono approdato al Concaverde esattamente nella Pasqua del 1982 per la prima grande gara a Lonato, che era alla fine poi è diventata la Coppa d'Oro Beretta. Sono arrivato qui e sono ancora qui, dopo 30 anni. Oggi abbiamo celebrato con questo trofeo appunto il 30° anniversario della fondazione del Concaverde. È stata una bella esperienza che speriamo di ripetere nel tempo. Nella giornata di ieri abbiamo commemorato i fondatori che sono scomparsi e quella di ieri è stata una gara riuscitissima con circa 240 partecipanti e alla fine purtroppo si è commemorato qualcuno che non esiste più. Thank you.
vittoria al campionato del mondo. Nulla, se si riflette, può allettarci a voler essere i primi al campionato del mondo di tiro al piccione. La fama di essere riconosciuti come il miglior tiratore del globo rallegra quando la fanfara squilla forte, ma il giorno dopo subentra già il pentimento per il tempo perso e le enormi spese sostenute fra allenamenti e l'interminabile gara dall'altra parte del mondo. L'invidia degli altri concorrenti, gente astuta e per lo più malevola, deve addolorarci in quella fitta calca che attraversiamo a piedi, con la doppietta aperta sulla spalla, nel tragitto fra la pedana e l'armeria del campo, a fine gara, vittoriosi. Nel parcheggio alle spalle, pochi tiratori isolati che si allontanano, piccoli, verso l'orlo dell'orizzonte. Molti dei nostri amici si affrettano ad incassare le vincite, avendoci bancato forte al betting, e soltanto sopra le spalle ci gridano le loro acclamazioni dal lontano recinto. I migliori amici, però, non ci hanno bancato affatto mentre tiravamo gli ultimi 5 piccioni della finale, nel timore, se avessimo sbagliato, di doversi arrabbiare con noi. Ma adesso che siamo risultati i primi e loro non hanno vinto nulla, si voltano al nostro passaggio e preferiscono guardare verso la casa del tiro. I concorrenti che non hanno vinto, intanto, sparsi a gruppetti per il comprensorio, cercano di contemplare l'ampiezza della sventura che li ha colpiti e l'ingiustizia che in qualche modo è stata loro inflitta dal destino, dopo aver fatto tanti sacrifici per essere lì a disputare quella competizione. Assumono tuttavia un atteggiamento fresco e riposato, quasi dovesse cominciare una nuova gara, una cosa seria dopo questo gioco da ragazzi. A molte delle belle donne presenti il vincitore appare ridicolo perché si gonfia compiaciuto, mentre in realtà egli non sa che cosa fare in mezzo a quelle perpetue strette di mano, saluti, abbracci e gesti con le braccia ai lontani, mentre i vinti tengono la bocca chiusa e vanno a smontare i loro fucili e a lasciare le cartucce nella valigetta sul ripiano dell'armeria. Alla fine, dal cielo che si era annuvolato, comincia addirittura a piovere.